Presidente, no, non accetto la riformulazione perché non accetto il fatto che si parli di valutare l'opportunità di o tutte le altre correzioni richieste dal Governo in funzione di una situazione allucinante, un territorio, quello del Piacentino, che conta 100 milioni di danni più o meno, al quale noi chiediamo al Governo di dare una risposta immediata e chiediamo degli impegni immediati. Tra l'altro chiediamo degli impegni che sono già stati intrapresi, anche se con una perdita di tempo molto elevata, in altri territori. E poi soprattutto questa sarebbe la valutazione e l'approvazione di questo ordine del giorno, sarebbe perlomeno una conferma da parte del Governo e non una strumentalizzazione fatta come quella che poi ha attuato il Presidente del Consiglio, che ha visitato quei territori nell'arco di un'oretta con un giro sull'elicottero che è diventato alquanto imbarazzante. Bene, allora non accettando la riformulazione metto in votazione l'ordine del giorno numero 7 Guidesi con il parere contrario del Governo. È aperta la votazione. Ci siamo? Librandi, Fitzgerald. Casellato. Ok. È chiusa la votazione. La Camera respinge.